Buonasera, di nuovo Andrea Mercato, diretta Facebook su, sulla musica, sul rock. Quest'anno ci avete seguito, abbiamo la presentazione del libro poco prima e iniziamo questa sera con la musica con i gruppi, perché è la prima volta che quest'anno riusciamo ad avere un gruppo sul palco. Ve li presento, sono i ragazzi del laboratorio di scuola di musica della scuola Mozart, che è un laboratorio che curo io come musica d'insieme. Abbiamo Camilla Meloni alla voce, Nicola Lorusso al basso, Fabrizio D'Angelo alla batteria e Andrea Cavallini alla new entry. Quanto è che sei con noi, Andrea? Una mesata? Forse una mesata, perché i laboratori sono così, vanno e vengono. Siamo riusciti ad avere, diciamo, una certa continuità adesso l'ultimo mese, e vi portiamo questo piccolo contributo al rock, perché la rassegna si chiama Nel segno del rock. Era un vecchio progetto che avevamo fatto proprio qui all'ex mercato l'altro anno. Avremmo voluto farlo con tante band, ma chiaramente sapete che cosa è successo. È arrivato il Covid e questo era uno, diciamo, dei progetti che eravamo messi in testa. Adesso lo rifacciamo, come vedete, in modo contingentato, come sempre. Noi con la mascherina, la cantante non può cantare con la mascherina. Avremo due narratrici che ci racconteranno questo piccolo percorso, perché abbiamo dato un senso, cerchiamo di dare un senso a quello che facciamo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se si fa musica bisogna anche conoscere la musica, conoscerne la storia. Abbiamo fatto un percorso, diciamo, storico, ma minimo. Ma non è che ci mettiamo a parlare dei pezzi che sono stati creati, no. Parleremo dell'anno in cui sono stati concepiti o comunque sono stati resi al pubblico. Iniziamo, buona serata e ci vediamo alla fine. Seguiteci come sempre, grazie. Passo la scritto alla mia convivente, dobbiamo conseguire molto bene. Non avevo ancora 13 anni la prima volta che vidi un essere umano morto. Fu nell'estate del 1959, molto tempo fa, ma solo misurando il tempo in termini di anni. Viveva a Castle Rock, una piccola città dell'Oregon, c'erano solo 1281 abitanti, ma per me era il mondo intero. E così comincia un film che loro vi canteranno. Should someone have fallen, or the mountains lay
Intorno a me, come un milione di soli, continua a chiamarmi attraverso l'universo.
vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani. La donna è la schiava degli schiavi. La costringiamo a truccarsi, la facciamo ballare, la insultiamo ogni giorno in televisione e poi ci chiediamo perché non ha più coraggio e sicurezza. Se tutti chiedessero la pace invece di un'altra televisione, allora ci sarebbe la pace. Quando fai qualcosa di nobile e bello e nessuno lo nota, non essere triste, perché il sole ogni mattina offre un bellissimo spettacolo, però la maggior parte del pubblico sta ancora dormendo. Quando avevo 5 anni, mia madre mi ripeteva sempre che la felicità è la chiave della vita. Quando andai a scuola, mi domandarono come volessi essere da grande. Io scrissi felice. Mi dissero che non avevo capito il compito. E io dissi loro che non avevano capito la vita. Viviamo in un mondo in cui ci nascondiamo per fare l'amore, mentre la violenza e l'odio si diffondono alla luce del sole.
Germogli e nidi, e il celeste per i chiavi cieli splendenti, e il rosa per il sogno ed il riposo. Mi sono seduta e ho dipinto la pace. Thank you.
Thank you.
una curiosità accomuna le ultime due canzoni che avete sentito. Entrambe vengono spesso interpretate come dedicate all'amore. Ma di Every Breath You Take lo stesso Sting disse: è una canzone cupa che parla di controllo, gelosia, sorveglianza, ma c'è chi crede che sia un brano romantico e vorrebbe usarla al proprio matrimonio. Stessa cosa accade per quanto riguarda One degli U2. In un'intervista di Edge, il chitarrista della band afferma che si sentiva spesso dire che veniva suonata ai matrimoni e rispondeva stupito: ma avete ascoltato il testo? Non è quel genere di canzone. Ora, per gli ultimi due pezzi in programma, ci trasferiamo qui in Italia e vogliamo introdurli con questo scritto di Charlie Chaplin. Ho perdonato errori quasi imperdonabili. Ho cercato di sostituire persone insostituibili e di dimenticare persone indimenticabili. Ho agito d'impulso. Sono rimasto deluso da alcune persone, ma anche io ne ho deluse alcune. Ho abbracciato per proteggere, ho riso quando non si poteva farlo. Mi sono fatto amici per l'eternità. Ho amato e sono stato amato, ma sono anche stato respinto. Sono stato amato e non ho saputo ricambiare. Ho gridato e saltato per la gioia. Ho vissuto d'amore e fatto giuramenti eterni. Ma ne ho anche rotti molti. Ho pianto ascoltando musica e guardando fotografie. Ho chiamato solo per ascoltare una voce. Mi sono innamorato per un sorriso. Ho pensato di poter morire di nostalgia. E ho avuto paura di perdere qualcuno di speciale. E ho finito per perderlo, però sono sopravvissuto. Sono ancora vivo, non mi stanco della vita e nemmeno tu devi stancartene. Vivi. Combattere con determinazione è un bene, abbracciare la vita e vivere con passione, perdere con classe e vincere con audacia, perché il mondo appartiene a chi osa e la vita è troppo bella per essere insignificante. Basta un raggio di sole nel cielo blu o nel mare, perché mi porto un dolore che sale e che sta. Si ferma solo le ginocchia che tremano, solo perché non arrestano il corso e non si vuole fermare, perché è un dolore che sale e che sale e fa male. Ora lo so, ho fegato vomito, fingo ma c'è. L'amore con...
non ho più paura di te. Tutta la mia vita sei tu, vivo dei respiri e lasci qui, e che consumo mentre sei via. Non posso più dividermi tra te e il mare, non posso più sentirmi stanca di aspettare. Io che avrei vissuto di te nella tua strana città, sola con l'istinto di chi sa. Più di dividervi tra te e il mare, oh no, non posso più sentirmi stanca di aspettare. E no, amore, no, io non ci sto, o ritorni o resti lì, non vivo più, non sogno più, ho paura. Alla chitarra
narratrici Claudia Cauduro e Rosella Micmucci. Eccole qui. Pronto? Eccolo qua. Allora, c'è da dire che è la prima volta che loro suonano insieme davanti a un pubblico anche fittizio. Quindi, insomma, c'è da... Paradossalmente, gli errori più grossi li ho fatti io. Ho sbagliato una tonalità, ho sbagliato 3-4 cose, comunque è normale che ci sia. Ci sta, insomma. Spero, insomma, che ci abbiate seguito, visto che comunque continuate a seguirci, abbiamo legato questo zoccolo duro. Grazie a tutti quanti, ci vediamo la prossima settimana con un altro gruppo che fa sempre rock e che comunque viene sempre dalla stessa realtà, che è la scuola Mozart, dove io insegno, faccio, diciamo, questo lavoro di laboratorio. E seguiteci sulla nostra pagina, ormai siamo praticamente quasi in chiusura, a luglio abbiamo anche qualche cosina, però ormai penso che arrivata l'estate ci dobbiamo riposare. Un appuntamento importante, domani sera ritorniamo invece in live con la gente, con la ciccia come dico io, qui fuori allo spazio esterno con Luigi Perazzelli che presenta il suo disco dove ho collaborato anch'io, sarò io al contrabbasso, Luigi alla chitarra e Stefano Ciancarella che ha collaborato sul disco, quindi seguiteci, c'è cioè Alex, se vuoi venire un attimo qua, presenta la tua piattaforma, tanto penso che ti senti. E tra l'altro lui ci ha aiutato con i suoni da esterno, perché è la prima volta che c'è pure un fonico che mi dà la mano qua, quindi dovrei essere, oddio, felicissimo. Vai. Contento noi disartisti, siamo veramente contenti di sfruttare lo spazio all'aperto dell'ex mercato, siamo felici che possiamo farlo all'aperto, infatti avere persone intorno a noi. String Caffè è il nostro format insieme all'ex mercato, come ho già detto. Vediamo l'ora di scoprire Luigi, vi aspettiamo domani o dal vivo o in diretta, sia su Facebook, anche qui sul mercato e su Twitch. C'è il bar aperto sotto, quindi chi vuole prendersi una bibita fresca comunque ha la possibilità di farlo. Quindi cerchiamo di unire le due, diciamo, le due realtà, che il bar è immediatamente qua sotto. È un esperimento, speriamo che vada in porto, speriamo anzi che non venga nessuno a darci fastidio, come succede spesso. Ah sì, ma è chiaro, no? Cercheremo anche con loro, magari torneremo dal vivo con le persone in sala, io lo spero vivamente, come spero ovviamente di tornare, diciamo, nei teatri, perché ovviamente già ci siamo tornati, questo è un teatro, e poi speriamo bene, come diciamo sempre. Grazie a tutti, e seguiteci comunque, vi ripresento ancora un'altra volta, Camilla Meloni, Nicola Russo al basso, Fabrizio D'Angelo, nascosto alla terra come tutti i batteristi. Andrea Cavallini, New Entry, abbiamo fatto pochissime prove. E le due guerre qua che ormai mi abbandonano più. Claudio Cauduro e Rosella Mucci. Grazie a tutti, ci vediamo e seguiteci.